La CGIL in piazza oggi per l'8 marzo nel corteggio Non Una di Meno per le donne transfemministe. Sì, noi oggi siamo qui in piazza perché abbiamo aderito comunque alla manifestazione di Non Una di Meno. In modo particolare perché noi rivendichiamo la proroga delle graduatorie da concorso pubblico. Apparteniamo al settore educativo e scolastico del Comune di Roma e chiediamo quindi la proroga di tutte le graduatorie da concorso pubblico, un piano straordinario di assunzioni nel settore educativo e scolastico, per fare in modo che i servizi educativi e scolastici, quindi 06, vengano erogati all'utenza per tutte le bambine e i bambini e per assicurare comunque il lavoro a 5.300 supplenti del Comune di Roma. Senta, ma non crede che aver inserito nel manifesto di questa manifestazione autonomia differenziata tante cose diverse e politiche levi l'attenzione e il focus sulla vera festa dei diritti delle donne e di tutte le persone anche transfemministe? Cioè, questa non dovrebbe essere una piazza politica oggi? Allora, questa è una piazza che rivendica tanti diritti che appartengono comunque al mondo delle donne. Quindi questa è una piazza che comunque rivendica tutto quello che appartiene al mondo delle donne e non soltanto, perché non ci sono soltanto alcuni settori e alcune tematiche specifiche. Tutto il mondo politico appartiene anche alle donne. Oggi la CGIL è in piazza qui per la festa della donna, per i diritti delle donne, per i diritti delle persone transfemministe. Sì, siamo in piazza per i diritti delle donne che sono i diritti di tutti. E da questo punto di vista sia il mondo del lavoro che nella società abbiamo bisogno di non perdere le conquiste che sono state fatte e promuovere una condizione di vere pari opportunità che nella realtà non esistono. Ma non credete che sia stato sbagliato mettere un cappello politico protestando? Abbiamo visto il cartello programmatico, autonomia differenziata, la scuola, tante cose che magari levano il focus da quella che deve essere questa giornata, ovvero una giornata per le donne, dove le donne devono essere messe al centro. Sembra che per politicizzare manifestazioni vengano messe di lato. Non è così, non stiamo qui con le nostre bandiere, partecipiamo come organizzazione perché riteniamo giusto che i temi che vengono poste dalle condizioni delle donne non siano temi che riguardano solo le donne, riguardano principalmente la società complessiva, quindi tutti noi, uomini e donne, riguardano il mondo del lavoro che ci interessa in modo particolare perché le discriminazioni sono principalmente lì, nonostante ci siano leggi che consentono parità di condizioni non ci sono. Facciamo la nostra parte anche qui.